Giada Matarocco viene dalla scuola di Pavia, attualmente insegna a Siena. Si è occupata di tante cose. Sulla Ginsburg, di cui vi parlerà, ha scritto parecchi articoli. Si è occupata di Primo Levi, anche, ha scritto anche più cose su Primo Levi. E ci sono cose molto importanti che ha fatto, per esempio, questo esula dall'argomento di oggi, ma si è occupata anche di grammatiche, cioè di per esempio di grammatiche italiane diffuse in Francia nel Cinquecento, cose che ha pubblicato presso l'Accademia della Crusca. Lascerei a Margherita anche qualche battuta introduttiva di presentazione, ripeto, anche perché loro due insieme. Non soltanto recentemente, ma anche negli anni di Siena, perché anche tu, insomma, hai radici senesi, no? Grazie professore, sono soprattutto molto contenta che Giada Mattarucco abbia accettato il nostro invito e di poterla avere qui con noi, appunto in ricordo degli anni che abbiamo trascorso a Siena studiando con la stessa maestra Maria Antonietta Grignani. E di questa formazione appunto Giada ha mantenuto poi un filone di studi, no? Novecentesco molto ricco, ma quello che mi ha sempre colpito dei suoi studi e delle sue ricerche è anche la capacità di tenere insieme una grande rigore, una grande precisione scientifica con un'apertura internazionale. Non solo appunto Giada si è occupata di grammatiche italiane, ma si è occupata anche proprio di grammatiche italiane per francesi. È stata lettrice all'Université dell'Hôte Alsace, giusto? Alsace, dell'Hôte Alsace, e ha studiato appunto a lungo le prime grammatiche italiane per francesi, mettendo insieme appunto un'apertura internazionale a un grosso rigore negli studi sulla lingua italiana che non è così poi frequentato e comune nei nostri studi. Ultimamente poi appunto a proposito di studi di italiano per stranieri, tema anche molto di moda nell'attualità, si sta occupando della scuola senese e degli studiosi del Cinquecento che si occuparono di insegnare la lingua italiana, soprattutto ai studenti di lingua tedesca, e ultimamente anche si sta occupando di Diomede Borghesi, il primo lettore di Toscana Favella nello studio di Siena, che è appunto una figura cara anche al professore, così chiudiamo un po', ecco, il cerchio, per cui le lascerei la parola ancora ringraziandola di essere qua con noi. Verde, Mi sentite? Prima di tutto grazie, sono onorata e al tempo stesso un po' spaventata da questa responsabilità, sapendo che parlo dopo il professor Beccaria e dopo Carlo Ossola in questo ciclo di incontri. E quindi vi ringrazio moltissimo e ringrazio l'amica Margherita per le parole lusinghiere, mi attribuisce anche quello che ho appena iniziato a fare perché a Diomede Borghesi mi dedico solo da qualche settimana. Dunque, essendo il titolo di questo corso, Lo stile semplice, lingua e romanzo nel Novecento, allora scusate però, devo partire dall'inizio e schiacciare così, giusto? Sì. Immagino che sia già stato nominato ripetutamente il volume di Enrico Testa, Lo stile semplice, del 1997. In ogni caso ho preparato una minima bibliografia incentrata su Natalia Ginzburg, in cui alla fine però ho messo appunto anche questo riferimento. E quindi sappiamo tutti, no, che con stile semplice si intendono tutte le varie forme assunte dalla tendenza stilistica alla semplicità espressiva, citando dalla premessa di Enrico Testa. Quindi tutta una linea di romanzi, no, a partire dai Promessi Sposi e altre opere ottocentesche,
passando attraverso il Fu Mattia Pascal, gli indifferenti, per arrivare alla Luna ai Falò, al Barone Rampante, all'Isola di Arturo, includendo una questione privata di Fenoglio, la tregua di Primo Levi e appunto Lessico familiare della Ginsburg. Quindi si tratta di una serie di opere assai diverse tra di loro che Enrico Testa mette insieme, analizza, in antitesi all'altra ben nota linea, quella espressionistico-macaronica che porta a Gadda, individuata naturalmente da Contini. Forse proprio per questa sua semplicità, lo dicevamo ora anche chiacchierando, no, qui prima di entrare in questa sala, Natalia Ginsburg non è stata troppo considerata. Ad esempio mi ha colpito, sono andata per preparare questo incontro, a riprendere la storia della lingua italiana, al volume sul Novecento di Mengaldo, e non me lo ricordavo, la Ginsburg è nominata solo ed esclusivamente in quanto autrice di una prefazione alla spartenza di Tommaso Bordonaro, cioè a un'autobiografia di un contadino siciliano emigrato, no? Quindi il suo nome nell'indice dei nomi c'è a causa della prefazione che lei ha scritto a quest'opera e che è antologizzata da Mengaldo. Ovviamente non è così per tutta la storia e gli storici della lingua italiana, alcuni hanno, come minimo, non so, Vittorio Coletti, accennato a Lessico familiare nella sua Storia dell'italiano letterario, nel paragrafo dedicato al trionfo dell'italiano medio, no? Per riprendere l'etichetta di Francesco Sabatini del 1985. Però è vero, no, che la Ginsburg è stata un po' trascurata rispetto ad altri autori del Novecento. In particolare Domenico Scarpa, che è davvero, no, uno dei massimi esperti che si è occupato della Ginsburg attraverso studi e forse ancora di più attraverso edizioni di opere della Ginsburg stessa. In una di queste edizioni, il recente Un'assenza, quindi lo vedete qui nella diapositiva al penultimo posto, appunto una raccolta che comprende vari testi, in buona parte già editi e solo in minor misura inediti, appunto nel saggio che funge un po' da postfazione a questa raccolta, Domenico Scarpa dice, e qui cito di nuovo, che generalmente non amano la Ginsburg gli studiosi, gli storici della letteratura, i critici letterari, i professori universitari. Con molte eccezioni, aggiunge, però fa proprio questa contrapposizione, no? La Ginsburg è un'autrice in realtà amata e letta dai lettori comuni, ancor più dalle donne che dagli uomini. Scarpa dice, amata anche dagli attori e dai registi, forse non a caso, no? Visto che è stata autrice anche di testi proprio per il teatro, e amata anche dagli scrittori. Ho in mente una puntata della trasmissione Damasco che si trova ancora nelle cose ormai, nei podcast di Rai 3, in cui ad esempio c'è un'intervista molto simpatica a Francesco Piccolo, no, che parla proprio del suo amore per la Ginsburg e per questo filone di scrittori, appunto, dalla lingua molto chiara, trasparente, comprensibile. Quindi è un discorso che Scarpa fa, diciamo, in senso inverso rispetto a quello che ho fatto io, no? Parte dai lettori, dice quanto i lettori comuni amino la Ginsburg, per arrivare poi appunto a quelli che invece non la amano, vale a dire gli studiosi e i critici in linea di massima. E in questo discorso qualcosa di vero c'è. Però appunto, come Scarpa stesso dice, ci sono delle eccezioni e ad esempio Giorgio Bertone ha reso omaggio a Natalia Ginsburg in un volume che assume un valore particolare, perché è una delle ultime cose che Giorgio ha fatto e potuto pubblicare prima di morire, e quindi è un bel libro che ci tengo in particolare a citare, questo Lessico per Natalia, brevi voci per leggere l'opera di Natalia Ginsburg.
Un'altra eccezione sicuramente è la mia maestra Maria Antonietta Grignani, di cui sono stata allieva a Pavia, che è una storica della lingua e che invece ha dedicato a Natalia Ginzburg vari saggi, non li ho riportati qui, li ho messi invece nella bibliografia comprensiva, qui mi sono limitata a mettere l'ultima cosa appunto uscita, che è un numero di autografo, diciamo con articoli di varie persone, un pezzetto ce l'ho messo dentro anch'io, curato appunto da Antonietta Grignani e da Domenico Scarpa. E infatti devo dire che poco fa un ragazzo, no, con cui stavamo parlando diceva del fatto che spesso a scuola la Ginzburg non si fa, è vero, io al liceo, se parto dalla mia esperienza personale, confesso, non avevo letto la Ginzburg e ho cominciato proprio a leggerla dopo che in un corso universitario a Pavia Antonietta Grignani aveva portato qualche pagina di lessico familiare. Ecco, però insomma non mi sembra il caso di soffermarci più di tanto su chi non la ama e perché non venga amata, no? Ma forse proprio di puntare al contrario sulla parte positiva di questo discorso, cercare di valorizzare il perché secondo molti di noi sia un'autrice importante del Novecento e, visto che siamo nell'ambito di un corso di aggiornamento, no, per insegnanti delle scuole superiori, in particolare perché possa essere importante farla conoscere ai ragazzi. E quindi siamo qui a parlare appunto di lei. E io lo farei cominciando in una maniera, se mi permettete, molto concreta, partendo proprio quindi da lessico familiare. Come sappiamo è uscito nel 1963, è un libro che la Ginzburg ha scritto di getto, molto rapidamente, tra l'ottobre e il dicembre del 1962. Come lei stessa ha detto, in uno stato di assoluta libertà. Lei ha detto anche che scrivere questo libro è stato per lei del tutto come parlare. Sono affermazioni che la Ginzburg mette in una nota che era stata posta come prefazione nel 1964 a 5 romanzi brevi e che tuttora, appunto, sotto il titolo di nota si ritrova nella edizione delle opere nei meridiani, quella curata dall'autrice stessa, no? È uscita in due volumi tra il 1986 e il 1987. Qui nel primo volume c'è questa nota del 1964. Nella quale appunto Natalia Ginzburg dice che è stato un romanzo necessario e non casuale di pura memoria e quindi possiamo proprio partire da questa opera. E possiamo partire dall'avvertenza che la Ginzburg mette davanti al lessico familiare, che quindi si ritrova, no, in qualsiasi edizione in cui leggiamo questo libro, nella quale appunto ci dice anche che però in questo libro lei non aveva molta voglia di parlare di sé. E in effetti, come sappiamo, è soprattutto la storia della famiglia di Natalia, i Levi, in quanto, scusatemi, ripeto cose note, però insomma mi sembra d'obbligo ricordare alcune cose, semmai fermatemi, ecco, se invece devo andare oltre, appunto Natalia da ragazza si chiamava Levi, anche se poi ha sempre firmato le sue opere dal dopoguerra e quindi è a noi nota con il cognome Ginzburg del marito Leone, sposato nel 1938. Uomo grandissimo, come sappiamo, come studioso e come persona, morto nel 1944 nel braccio tedesco di Regina Celi. Quindi poi da vedova e anche dopo il secondo matrimonio Natalia ha sempre voluto firmare le proprie cose con il cognome Ginzburg. Dicevamo, lessico familiare è un libro in cui lei ha voglia di parlare più che altro degli altri, però parlando degli altri ovviamente dice anche qualcosa di sé, quindi molte cose della sua biografia le possiamo un po' già rintracciare in quest'opera, cose che ci sono utili per leggere l'opera stessa.
E poi vabbè, ci sono naturalmente altri studi. Qui con me mi sono portata la biografia di Maya Pflug, che secondo me è molto bella, originariamente scritta in tedesco, l'ho riportata anche quella in bibliografia e poi tradotta in italiano. Se mi permettete, io però comincerei proprio leggendo un pezzettino di lessico familiare. Cosa faccio? Lo leggo io stessa, non sono la Bonaiuto che ho avuto l'onore di invitare a Siena a fare una lettura. Ecco, se mai posso rinviare alla lettura della Bonaiuto del romanzo Lessico Familiare, che si può ritrovare nei podcast sempre di Radio 3, e quindi chi vuole trova là tutta la lettura di tutto il romanzo, quindi fatta da lei, ci sono anche gli accenti regionali. Mi è stato detto dalla figlia, forse anche un po' troppo, ma insomma, però è molto spassosa, insomma, efficace, quindi perdonatemi, la mia lettura sarà molto meno attoriale, però davvero rileggerei l'incipit, banalmente, ma per poi partire a ragionare da quello. Vi sono state date un pochino di fotocopie? Quindi io ho riportato insomma un po' le prime pagine del romanzo dalla riprese appunto come ho messo negli estremi dall'edizione delle opere. Se mai, se vuole professore, le lascio questa perché ne ho una copia sola e io leggo invece, poi gliela richiedo dopo per avere le pagine e le righe, leggo da un'altra edizione che ho qui dietro. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e i miei fratelli rovisciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: «Non fate malagrazie». Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: «Non leccate i piatti, non fate sbrodeghezzi, non fate potacci». Sbrodeghezzi e potacci erano per mio padre anche i quadri moderni che non poteva soffrire. Diceva: «Voi altri non sapete stare a tavola, non siete gente da portare nei loghi». E diceva: «Voi altri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d'hôte in Inghilterra, vi manderebbero subito via». Aveva dell'Inghilterra la più alta stima. Trovava che era, nel mondo, il più grande esempio di civiltà. Soleva commentare a pranzo le persone che aveva visto nella giornata. Era molto severo nei suoi giudizi e dava dello stupido a tutti. Uno stupido era per lui un sempio. «Mi è sembrato un bel sempio», diceva, commentando qualche sua nuova conoscenza. Oltre ai sempi c'erano i negri. Un negro era, per mio padre, chi aveva modi goffi, impacciati e timidi, chi si vestiva in modo inappropriato, chi non sapeva andare in montagna, chi non sapeva le lingue straniere. Ogni atto o gesto nostro che stimava inappropriato veniva definito da lui una negrigura. «Non siate dei negri, non fate delle negrigure», ci gridava continuamente. La gamma delle negrigure era grande. Chiamava una negrigura a portare nelle gite in montagna scarpette da città, attaccar discorso in treno o per strada con un compagno di viaggio o con un passante, conversare dalla finestra con i vicini di casa, levarsi le scarpe in salotto e scaldarsi i piedi alla bocca del calorifero, lamentarsi nelle gite in montagna per sete, stanchezza o sbucciature ai piedi, portare nelle gite pietanze cotte e unte e tovaglioli per pulirsi le dita. Nelle gite in montagna era consentito portare soltanto una determinata sorta di cibi, e cioè fontina, marmellata, pere, uova sode, ed era consentito bere solo del tè che preparava lui stesso sul fornello a spirito. Chinava sul fornello la sua lunga testa accigliata dai capelli rossi a spazzola e riparava la fiamma dal vento con le falde della sua giacca. Una giacca di lana color ruggine spelata e sbruciacchiata alle tasche, sempre la stessa nelle villeggiature in montagna. Non era consentito nelle gite né cognac né zucchero a quadretti, essendo questa, lui diceva, roba da negri, e non era consentito fermarsi a far merenda negli chalet, essendo una negrigura. Una negrigura era anche riporarsi la testa dal sole con un fazzoletto o con un cappelluccio di paglia o difendersi dalla pioggia con cappucci impermeabili o annodarsi al collo sciarpette, protezione care a mia madre, che lei cercava al mattino quando si partiva in gita di insinuare nel sacco di montagna per noi e per sé e che mio padre, al trovarsele tra le mani, buttava via incollerito. Nelle gite, noi con le nostre scarpe piodate, grosse, dure e pesanti come il piombo, calzettoni di lana e passamontagna, occhiali da ghiacciaio sulla fronte col sole che batteva a picco sulla nostra testa in sudore, guardavamo con invidia i negri che andavano su leggeri in scarpette da tennis o sedevano a mangiare la panna ai tavolini degli chalet. Mia madre, il far gite in montagna, lo chiamava
il divertimento che dà il diavolo ai suoi figli. E lei tentava sempre di restare a casa, soprattutto quando si trattava di mangiare fuori, perché amava, dopo mangiato, leggere il giornale e dormire al chiuso sul divano. Passavamo sempre l'estate in montagna. Prendevamo una casa in affitto per 3 mesi, da luglio a settembre. Di solito erano case lontane dall'abitato e mio padre e i miei fratelli andavano ogni giorno col sacco da montagna sulle spalle a far la spesa in paese. Non c'era sorta di divertimenti o distrazioni. Passavamo la sera in casa, attorno alla tavola, noi fratelli e mia madre. Quanto a mio padre, se ne stava a leggere nella parte opposta della casa e di tanto in tanto s'affacciava alla stanza, dove eravamo raccolti a chiacchierare e a giocare. S'affacciava sospettoso, accigliato, e si lamentava con mia madre della nostra serva, Natalina, che gli aveva messo in disordine certi libri. «La tua cara Natalina», diceva, «una demente», diceva, incurante del fatto che la Natalina, in cucina, potesse udirlo. D'altronde, alla frase, quella demente della Natalina, la Natalina c'era abituata e non se ne offendeva affatto. Mi fermerei qui, no? Poi, insomma. Però anche un pezzetto dà l'idea di qualcosa. In particolare, già da qui, no, mi sembra che si possa cominciare a ragionare su quali possano essere le cose da notare e da commentare, e quindi interessanti nell'ottica poi di una lettura di un testo di questo tipo fatta con i ragazzi o comunque loro suggerita. Prima di arrivare alla lingua, naturalmente in realtà mi pare che ci sia tutta una parte importante che riguarda i personaggi, perché la peculiarità di questo libro, come si dice sempre nell'avvertenza, è che appunto non c'è nulla di inventato, non solo sono persone vere, ma sono sempre o quasi sempre identificate col nome e appunto spesso anche col cognome. E quindi ecco, fin dall'inizio, no, vediamo i personaggi del padre, protagonista, diciamo, primo e principale attore ad entrare in scena, e della madre. Appunto sappiamo, e su questo poi, come vedremo, ci sono stati anche, diciamo, dei commenti sul tipo di eventuali noti da fare in edizioni scolastiche da parte della Ginsburg stessa, che il padre Giuseppe Levi è stato un importante studioso di anatomia, medico, professore universitario, e si chiamava appunto Giuseppe Levi, l'ho già detto, la madre Lidia Tanzi, no? Sappiamo, questo viene raccontato in un altro punto del romanzo, che ho messo nelle diapositive, ma per non fare valanghe di fotocopie non ho invece riportato, che il padre e la madre di Natalia si erano conosciuti a Firenze, pur provenendo da luoghi diversi, no? Il padre, e questo poi torna anche rispetto a quello che può essere il commento linguistico, era originario di Trieste. La madre era figlia di un avvocato socialista, Carlo Tanzi, amico di Turati, anch'egli di origine triestina, ma trasferitosi a Milano, per cui Lidia Tanzi era nata e cresciuta a Milano, no? Poi sia il padre che la madre si erano trasferiti a Firenze. Anche la madre aveva intrapreso gli studi di medicina, ma appunto li aveva poi abbandonati avendo incontrato e sposato Giuseppe Levi, il quale al momento di questo incontro era già un medico e stava facendo pratica nella clinica di uno zio di Lidia Tanzi, ovvero sia del famoso psichiatra Eugenio Tanzi. E questa invece è una di quelle note che nei libri e nelle edizioni scolastiche ancora si trovano, altre non necessariamente, ma secondo me su cui potrebbe essere interessante un approfondimento. Dopodiché, appunto, dopo il matrimonio, appunto sappiamo che Giuseppe Levi, proprio a causa del, diciamo, proseguire nella carriera universitaria, aveva ottenuto diverse cattedre, si era spostato, era stato a Sassari e poi a Palermo, e questa è la ragione per cui poi appunto noi leggiamo che Natalia era nata a Palermo il 14 luglio, quindi il giorno della festa della Bastiglia del 1916.
Per l'appunto, nel romanzo però anche queste figure illustri vengono viste dal basso, no? Quindi in un'ottica che è quella della bambina, se vogliamo, che li osserva e che poi anche nei ricordi da adulta così li propone, per cui già qui vediamo il padre, che appunto è la figura un po' del burbero, e quanto a questo zio cui ho accennato, questo illustre psichiatra Eugenio Tanzi, che ha avuto un ruolo importante nella psichiatria per stabilirne le basi biologiche, eccetera, eccetera, però nel romanzo è ricordato semplicemente come il demente, no? Perché ironicamente chiamato così in quanto medico dei pazzi. E invece nel brano che abbiamo letto questo epiteto è riservato demente alla Natalina, la domestica, no? Quindi si vede anche questo, diciamo, personaggi alti e bassi sono trattati allo stesso modo e si ritrovano linguisticamente accomunati da epiteti simili. Anche all'insegna di qualcosa che a maggior ragione è logico oggi con il cambiamento linguistico che c'è stato può sembrare politicamente scorretto, no? Perché non solo la Natalina, così come peraltro l'illustre professore, è etichettata come demente, ma è anche chiamata sempre nel corso del romanzo serva e non domestica o in altro modo. Qui naturalmente c'è il segno dei tempi, c'è l'ottica anche politica, no, di questa famiglia che era certo socialista, ma socialista nel modo in cui lo potevano essere i buoni borghesi di una volta. E però poi ecco, anche su questo va detto che in seguito la Ginsburg ha scritto cose molto belle in un articolo sull'uso delle parole degli anni Ottanta, rilevando come nel cambiamento e in nome di questo politicamente corretto ci siano a volte anche casi di grandiosa ipocrisia linguistica, il che non era il caso suo, per cui lei stessa notava come oggi non esiste più magari la figura della domestica a tempo pieno, ma appunto la domestica o la persona che aiuta in casa viene chiamata collaboratrice familiare. La Ginsburg ironizzano su questo fatto anche nei casi in cui non si collabora affatto con le persone che vengono in casa ad aiutare. E quindi diciamo accenno a queste cose a partire da questo pezzetto. Non vado avanti a leggere tutto, però insomma anche solo nel pezzettino che ho messo in fotocopia, nelle ultime righe a pagina 903, dove poi comincia un altro paragrafo, è menzionata la nonna, la madre di Giuseppe Levi, Emma Perugia, e appunto anche di questo in altre pagine di Lessico Familiare si parla. Appunto la famiglia del padre, la famiglia Levi e quindi la nonna Emma Perugia è una famiglia ebrea e quindi inizialmente questa nonna è scontenta del matrimonio del figlio con una donna, Lidia Tanzi, che invece ebrea non è e anzi le è stata presentata per diceria come persona molto bigotta, il che non era affatto vero. Ed è molto spassosa, secondo me, la parte del romanzo in cui appunto si racconta quindi il primo incontro tra i genitori, Giuseppe Levi e Lidia Tanzi, cioè il primo incontro della futura moglie di Giuseppe Levi, Lidia Tanzi, con la futura suocera Emma Perugia, incontro che avviene a teatro, diciamo in questo caso, se vogliamo, Galeotto è il fratello di Giuseppe Levi, Cesare Levi, critico teatrale, che quindi dispone di biglietti omaggio e quindi appunto li dà in maniera tale che la futura suocera e la futura nuora possano incontrarsi in terreno, diciamo così, neutrale, vale a dire a teatro. E quindi altra figura, no? Anche questa sulla quale dire delle cose, cioè questo che nel romanzo appare solo come lo zio Cesare, questo critico così bonario che regala i biglietti e che non critica mai nulla, poi diciamo in realtà è stato un illustre critico e studioso di Molière e di Goldoni.
Nella prima parte, questa che abbiamo letto insieme, diciamo, si parla genericamente dei fratelli, poi nel pezzettino al quale non sono arrivata, a pagina 904, si arriva a nominare esplicitamente soltanto il primo dei fratelli di Natalia, Gino. Sappiamo che Natalia era l'ultima di cinque fratelli e per l'appunto il primo era questo Gino, il prediletto del padre, come emerge fin appunto dalle prime pagine del romanzo, Gino il quale cambiò poi il proprio cognome in Martinoli nel momento delle leggi razziali, perché in realtà naturalmente essendo ebreo per parte di padre e non per parte di madre, in teoria non avrebbe avuto da temere. In pratica, siccome già lavorava all'Olivetti, invece aveva paura che questa origine potesse danneggiare non solo lui stesso, ma anche proprio l'azienda per la quale lavorava. E tra l'altro sì, c'è un libro molto bello, una conversazione appunto di Gino, con Gino Martinoli, pubblicata dalla Fondazione Olivetti nel 91. Anche questa può essere una lettura, mi sono dimenticata di mettere nella bibliografia, che arricchisce e ci dice qualcosa anche sulla stessa Natalia. La secondogenita era Paola, che avrebbe poi sposato appunto Adriano Olivetti, come si racconta anche questo in Lessico familiare. Il terzo fratello è Mario, di cui in Lessico familiare si ricordano soprattutto, diciamo, se vogliamo, le gesta, no? Nel periodo dell'antifascismo, e anche quella mi sembra una parte molto interessante del romanzo per i ragazzi, perché attraverso la vicenda familiare e personale vengono ripercorsi dei momenti importantissimi della storia del nostro Novecento, in particolare dell'antifascismo, no? In particolare quell'episodio per cui Mario, che faceva parte insomma del movimento Giustizia e Libertà, era stato fermato alla frontiera di Ponte Tresa, era lui sì riuscito a fuggire, però da questo erano conseguiti una serie di arresti, tra cui quello dello stesso Leone Ginzburg e di vari membri della famiglia Levi, il padre e vari fratelli. Il quarto fratello era Alberto, Alberto Levi, un ragazzo molto discolo, e secondo me altre pagine di Lessico familiare, anche immaginare solo di leggerlo per parti, se non è possibile leggerlo per intero, che mi sembrano belle e interessanti da proporre a ragazzi, perché è una figura che immagino la maggior parte possa sentire vicina, in quanto il personaggio di Alberto Levi è quella del discolo, no, della famiglia, quello che dà maggiori preoccupazioni al padre, che si è preoccupato per gli altri fratelli e figli, è addirittura in preda al panico pensando al futuro di questo Alberto così bighellone, che va sempre a giocare a calcio, che arriva sempre tardi. E su di lui ci sono delle pagine divertenti, anche quando poi davvero per antifascismo finisce in carcere, le sue lettere vengono censurate dal direttore del carcere perché zeppe di spiritosaggini, ma poi ecco che con grande sorpresa e stupefazione della famiglia, invece Alberto brillantemente prende la licenza liceale, decide di iscriversi a medicina, dove segue le lezioni del padre stesso, e anche lì ci sono dei pezzetti buffi, no? Come quello che ho riportato qui nella diapositiva del figlio che durante una lezione al buio del padre, che prevede proiezione, è l'unico a fumare, e il padre appunto vede questa luce della sigaretta nel buio, chiede chi fuma, chi è quel figlio d'un cane che si è messo a fumare, e Alberto risponde: sono io, papà. E poi appunto, terminati gli studi, diventa un bravissimo medico, no? E di questo non solo ci sono le pagine di Lessico familiare, che non sto più a citare, insomma, che ciascuno può ritrovare, ma a testimonianza appunto e a ricordo di questa figura di Alberto Levi, medico bravo, allegro, generoso e capace di mettere a suo agio quindi le persone, di ascoltarle, c'è anche il racconto di Primo Levi, psicofante, in vizio di forma, no, del 1971, in cui viene ricordata questa combriccola di amici di cui Alberto fa parte, e appunto di Alberto Levi si dice: è uno di quei medici che fanno guarire i malati solo guardandoli e parlandogli insieme.
In lessico familiare quindi c'è tutto questo, no? La prima parte è proprio dominata dal racconto di episodi che riguardano soprattutto il padre, la madre e i fratelli insieme agli amici, no? La tribù comprende tutte le persone legate alla famiglia che le frequentano e che quindi ne condividono e contribuiscono a formarne l'idioletto. Ne nomino uno tra i tanti, appunto un amico di Gino è Franco Rasetti, no? Che sarebbe diventato un importante fisico, e appunto in lessico familiare, no? Si dà quindi molto rilievo alla contrapposizione che si viene a creare all'interno della famiglia. Da una parte c'è il coté, diciamo, la fazione scientifica costituita dal padre Giuseppe Levi, dal figlio Gino che gli dà soddisfazione e da Franco Rasetti, tutti appassionati di scienze e di montagna. Dall'altra parte ci sono i fautori delle belle lettere, che sono appunto la sorella Paola, il fratello Mario, la madre che, diciamo, cerca di mediare tra le due fazioni, ma sostanzialmente appartiene alla seconda, e anche Tullio Terni, no? Amico e collaboratore del padre, quindi scienziato che dovrebbe in teoria per mestiere rientrare nella prima fazione, ma che invece porta a casa i romanzi, la recherche proustiana, le riproduzioni dei quadri di Casorati, e quindi contribuisce, no, appunto all'arricchimento e alla conoscenza della letteratura e dell'arte moderna con grande diffidenza di Giuseppe Levi. E per l'appunto però ci sono a volte anche delle anomalie, per cui di questo Franco Rasetti, amico di Gino, ben voluto dal padre, che parla incessantemente di fisica, di geologia e di coleotteri, è stato però capace anche di fare una poesia sulle rocce nere, poesia che a Natalia pareva bellissima e che quindi lei invidiava molto e le dispiaceva non aver saputo scrivere. In particolare su questi fratelli c'è un punto nel romanzo che io sempre leggo, di solito verso l'inizio dei corsi di lessicografia ai miei studenti, in cui si dice una cosa, e questa di nuovo la ripeto ad alta voce, che mi pare bella, commovente, che dà proprio un'idea del nucleo del romanzo, dell'importanza, no, che ha la parola in questo libro, perché dice: noi siamo cinque fratelli, abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti, ma basta fra noi una parola, basta una parola, una frase, una di quelle frasi antiche sentite e ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia, qui ho saltato un pochino, per ritrovare a un tratto i nostri antichi rapporti e la nostra infanzia e giovinezza legati indissolubilmente a quelle frasi, a quelle parole. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro noi fratelli nel buio di una grotta fra milioni di persone. Alcune di quelle parole o frasi le vediamo fin dall'inizio, no? Fin dalle prime righe. Sono in particolare qui alcune delle cose che è solito dire il padre. Una di queste espressioni ricorrenti è sbrodeghezzi. Si tratta di un'espressione dialettale, no? Che poi ha avuto, come dire, titolo per entrare nella lingua italiana, e quindi ad esempio troviamo registrata nel grande dizionario italiano dell'uso di De Mauro, oltre che nel Battaglio, in altri strumenti nei quali ce lo possiamo aspettare di più, proprio solo ed esclusivamente per il fatto di essere un'espressione che è presente in lessico familiare della Ginsburg. Un'altra espressione tipicamente paterna è potacci. Potaccio, una voce probabilmente di origine espressiva, che però ci fa pensare anche al francese potage, no? Che indica appunto un pasticcio, una porcheria. Molte sono le forme comunque rafforzative, no? Il padre non dice voi, dice voi altri, in maniera tale da appunto esprimere più caldamente questo concetto.
Nelle edizioni scolastiche ci sono anche alcune note sulle espressioni straniere, lì ci accorgiamo di come è cambiato il tempo naturalmente, e ad esempio qui all'inizio avevamo questo table d'hôte, no, che poi nel linguaggio alberghiero ha un significato, e nel romanzo e nel modo in cui lo usa il padre ne ha uno un pochino diverso, e per cui con l'avallo in questo caso della Ginsburg è stato glossato con tavola d'albergo, semplicemente. C'è poi vera e propria forma dialettale, sempio, no? E di questa il romanzo stesso ci dà la spiegazione e la traduzione. C'è anche negro, negri. E su questo le edizioni scolastiche danno una piccola nota, che è quella che aveva voluto la Ginsburg stessa, e che dice: parola di gergo triestino, indica persone di abitudini e costumi goffi e piccolo borghesi. Su questo mi sembra che possiamo spendere qualche parola in più, ed è di nuovo una di quelle cose che, qualora si affronti una lettura di questo tipo con studenti, credo valga la pena di fare. In particolare, appunto, faccio riferimento allo studio di Umberto Fortis, questo mi sono dimenticata di metterlo nelle diapositive e anche nella bibliografia, confesso, La parlata degli ebrei di Venezia e le parlate giudeo-italiane, uscito per la Giuntina nel 2006, che si sofferma proprio, no, su negro, appunto in questi gerghi, spagnolismo che qui appunto viene attribuito al gergo triestino, ma in verità è diffuso, ci dice Fortis, in tutte le parlate giudeo-italiane. Fortis cita a sua volta Terracini, cita anche Lessico familiare, però per l'appunto dà attestazioni dell'uso di queste espressioni in vari luoghi, dal Piemonte a Mantova, Verona, Ferrara, Firenze, Livorno, Roma, insomma un po' dappertutto dove ci sono state comunità, no? E appunto aggiunge che in particolare nel giudeo veneziano questo negro gergale aveva vari significati, no? Sciocco, ma anche ingenuo, disgraziato, ed era usato anche con valori un po' diversi, dal disprezzo alla commiserazione, all'ironia, e poteva essere riferito non solo come qui, no? Quindi nel lessico familiare e paterno del papà di Natalia, ma anche agli oggetti. Comunque ovviamente è un'espressione dal significato negativo, peggiorativo, che però non è assimilabile ovviamente, anche se poi etimologicamente è collegata all'uso di negro in italiano, così ormai ovviamente censurato e censurabile, no? Per motivi che non c'è bisogno di ripetere. E naturalmente poi da questo negro, come emerge fin dalle prime pagine, no, deriva anche il sostantivo negrigura. Quindi ecco che anche da solo un pezzettino, solo un inizio, no, vengono fuori alcuni tratti, alcune cose che appunto possono meritare un commento, e recentemente appunto per un pezzettino, per il numero di Autografo, Domenico Scarpa ha segnalato, e abbiamo poi trascritto anche con l'aiuto di Margherita Quaglino, una lettera databile all'ottobre 1971, scritta da Natalia Ginsburg, perché l'editore Einaudi, in particolare Daniele Ponchiroli, aveva deciso di fare un'edizione scolastica di Lessico familiare e l'aveva affidata a Mariella Linder, che quindi aveva preparato una serie di note a questo testo. Evidentemente, deduciamo appunto dal carteggio che c'è stato, in particolare da questa lettera di Natalia Ginsburg, queste note non sono affatto piaciute all'autrice, che quindi, come spesso a dire il vero faceva, ha impugnato la penna, perché lei scriveva sempre a mano, uno dei suoi rammarichi era quello di non saper usare la macchina da scrivere, appunto ha scritto a questa Mariella Linder
ha espresso le proprie riserve rispetto alle note così come erano state pensate per l'edizione scolastica. Appunto dicendo come voleva che ci fossero messe solo le note indispensabili, come le paresse assurdo fare delle note a commento di nomi famosi riportati nel testo, cioè inutile che venga spiegato in una nota chi era Dante, I ragazzi lo devono sapere, se non lo sanno gli insegnanti glielo devono spiegare, non è certo la nota a un romanzo come questo che lo può dire, e del resto una nota sarebbe una nota di 3 righe che quindi assolutamente non potrebbe spiegare chi era Leopardi o chi era Proust o qualunque altro autore appunto sia stato nominato nel romanzo. Dice poi altre cose, dice che per lei l'unica cosa importante nel linguaggio è la chiarezza, quindi lì c'è quasi anche una dichiarazione di poetica, oltre che qualcosa che viene espresso rispetto alle note del romanzo. E questo perché evidentemente questa Mariella Linder, a dire il vero anche con le sue buone ragioni, si era un po' preoccupata del fatto che nel libro ci fossero delle espressioni di un italiano più parlato, più familiare, e quindi se vogliamo in alcuni casi un pochino più trascurato, no? Rispetto allo standard o all'italiano più tradizionale appunto imposto dalla grammatica o appunto suggerito dal buon uso libresco. E quindi questa Mariella Linder, cioè, si era preoccupata di evidenziare che certe espressioni, quali sono quelle tipiche, no? Della Ginsburg, dislocazioni, anacoluti, diciamo non erano quelle consone al canone grammaticale più tradizionale, e la Ginsburg invece si era risentita rispetto a questa cosa, asserendo che secondo lei non c'era nessun problema che un ragazzo anche magari un po' meno acculturato, dotato di minori strumenti, proprio perché era italiano parlato, non avrebbe avuto nessun problema a capirlo. Secondo lei era chiaro e sottinteso che il libro fosse scritto in una lingua che è quella che si parla e non in una lingua letteraria o appunto più aulica. E anche l'altra cosa che aveva scritto in questa lettera era, diciamo, una ribellione rispetto a una censura, no? Non so se avete presente, c'è la famosa frase ripetuta da Mario: il bico del chilo del milo, il baco del calo del malo, eccetera eccetera, insomma, che poi è arrivata alla fine, secondo lei, secondo la persona che aveva fatto le note, insomma, le aveva creato un problema che ci fosse questa parola culo, no? E invece la Ginsburg si era ribellata anche a questo, dicendo se gli insegnanti hanno paura a dire queste parole a scuola, come dire, il problema è loro, devono imparare a dirle, se non gli piace questo libro non lo piglino. E in particolare in questo carteggio ci sono proprio le note relative alle prime pagine che abbiamo letto insieme, così come la Ginsburg stessa ha voluto che venissero fatte, quindi modificando quelle inizialmente proposte da Mariella Linder e rifacendole a modo suo. E devo dire, infatti, se noi adesso prendiamo l'edizione di Lessico Familiare Scolastica che è poi uscita, troviamo le note come le voleva la Ginsburg, perlomeno di questa parte di cui abbiamo testimonianza. L'esito però qual è stato? Che Mariella Linder si è offesa, quindi ha voluto che il suo nome venisse tolto, e infatti questa edizione che ho comprato nei libri usati di Dora Cimara del 1972 appunto riporta note di Dora Cimara, quindi evidentemente in realtà sono, presumo, non ho tutti gli elementi, però le note inizialmente preparate dalla Linder, riviste dalla Ginsburg, qualcuno è arrivato a dire alla Ginsburg che avrebbe dovuto farlo lei in realtà, no? Il libro annotato come voleva, in parte forse lo ha davvero fatto, e quindi è questo il libro che abbiamo attualmente. Dopodiché è uscita anche un'edizione a cura della Grancini Costanzo, no? In anni più recenti, sempre per l'Einaudi Scuola, con note insomma non troppo dissimili. Detto questo, il carteggio mi sembra istruttivo. Voi insegnate nelle superiori, io ho a che fare con ragazzi dell'università, boh, mi pare che certe cose che appunto negli anni 70 si dicevano rispetto all'editoria scolastica per le medie possano tranquillamente scivolare sulla fascia che attualmente è quella dei 18-20enni. Alcune di queste valgono ancora, e appunto poi è anche vera questa parte, no? Quindi la Ginsburg ha rifiutato il commento sul
uso di una lingua più parlata, però questa lingua c'è ed è vero, e per l'appunto, tornando a quel volume di Enrico Testa dal quale sono partita, no, sullo stile semplice, Enrico Testa mette in rilievo proprio questo, no? Appunto, tra i tanti stili semplici, ciascuno a suo modo, quello della Ginsburg è proprio tra la parola parlata e una scrittura che è comunque l'eco del discorso, e quindi è l'oralità al centro comunque di questa scrittura. E cita poi una frase di Seriani, a mio parere non troppo lusinghiera, no? Perché parla di un lessico usuale, qui scusate ho fatto un errore, tutto esaurito nel giro della più trita quotidianità, direi di sì, trita non mi pare, no? Nel caso di lessico familiare, perché anzi appunto è una quotidianità molto ricca anche proprio per la varietà geografica che ci entra dentro. Ed è vero, poi appunto Testa fa poi tutta una piccola analisi, no, di tratti che sono quelli che evidentemente preoccupavano la povera Linder, e che sono appunto tutte le forme di enfasi, le inversioni, no? Per cui molto spesso ci sono frasi in cui il soggetto è alla fine. Riprendo un paio di esempi da Testa: era stato in passato mia nonna molto ricca, ci sono tantissime dislocazioni come in tutte le opere della Ginsburg, e ci sono anche veri e propri anacoluti del tipo mia madre, i bambini piccoli le piacevano tutti e cose di questo tipo. E quindi non solo mi sembra un romanzo ricco, che può essere importante per i ragazzi, per i personaggi, per i pezzi di storia che racconta, perché può fare discutere in una maniera non solo appunto grammaticale, ma più vivace, no? Sulle varietà linguistiche e sugli usi, che fa un po' vedere anche l'evoluzione della lingua, no? La Ginsburg scrive sempre «schi», laddove noi ovviamente ormai diciamo sci, oltre ad alcuni piccoli accenni che ho cercato di fare, come l'uso di parola come serva o altre cose che oggi sarebbero impensabili, ma è anche un libro emblematico, no? Cioè, se noi lo vogliamo vedere dentro la produzione di Natalia Ginsburg, è un libro che ha alcuni elementi che si ritrovano poi anche negli altri, e delle cose in più, no? Perché proprio questa parte di dialetto, di lessico familiare, di espressioni dialettali vere e proprie, invece sono in questo romanzo e non in altri. Se vogliamo, è l'opera più movimentata, no? Più mossa linguisticamente tra quelle della Ginsburg. Avendo a disposizione non tantissimo tempo, quindi mi limito poi a qualche spigulatura invece tra altre opere della Ginsburg. Se dovessi dire un altro libro che secondo me è molto bello ancora e che forse può essere proposto ai ragazzi, è Tutti i nostri ieri, no? Di un decennio circa anteriore al lessico familiare, perché è del 1952, è stato scritto e pubblicato in quell'anno, e mi sembra di nuovo un libro adatto per una lettura di insomma, ragazzi e adolescenti, perché è una storia di ragazzi, no? È anzi una storia di ragazzi orfani di madre che poi perderanno anche il padre. E poi è di nuovo un libro ambientato nel periodo del fascismo, in cui c'è appunto questo padre dei ragazzi che poi morirà, che scrive delle memorie, no? Appunto avendocela con Mussolini e con il fascismo. E poi c'è questa figura, secondo me molto bella, abbastanza centrale nel libro, che è quella di Cenzo Rena, amico del padre, che all'inizio del romanzo è un po' come i personaggi che saranno poi tipici delle commedie della Ginsburg, cioè un personaggio fuori scena, quello di Cenzo Rena, che si manifesta scrivendo, mandando delle cartoline, no? Alla famiglia dell'amico, ai figli dell'amico, e che poi solo successivamente compare in prima persona, va a trovare questi ragazzi e poi in particolare torna a trovarli appunto dopo che è morto anche il suo amico, il padre di questi ragazzi.
E questo Cenzo Rena appunto è anche un po' il salvatore, se vogliamo, nel senso che la minore di questi figli rimane incinta e questo Cenzo Rena la sposa e la conduce al proprio paese, che è un piccolo paese del sud. E anche questa parte mi sembra bella per una lettura con i ragazzi, perché appunto questo Cenzo Rena è un progressista illuminato che vive circondato dai contadini, che cerca di aiutarli, diciamo, rispetto a certe ingiustizie, scrive lettere per loro, così come realmente ha un po' fatto Leone Ginzburg nel periodo in cui è stato in Abruzzo al confine a Pizzoli. Anche altri romanzi possono essere interessanti, però forse invece sono un po' meno adatti, a mio parere, per ragazzi delle superiori, no? Ci sono invece tanti libri che sono forse adatti a noi, adulti, che piacciono a noi. Penso a È stato così, no? Del 1947, che è quasi un noir, volendolo definire con un'etichetta. Ad esempio, di nuovo, potrebbe essere un po' dato ai ragazzi, forse Valentino del 1957, no? Per i tipi di teme che affronta, per i personaggi che mette in scena. Recentemente sono stata colpita perché mi hanno raccontato che un insegnante ha invece fatto leggere nelle superiori La famiglia Manzoni. Io ho la testimonianza di una studentessa a cui è stato detto da una ragazzina che aiuta appunto in ripetizioni, e questa ragazzina ha confidato alle studentesse che le è sembrato molto noioso, insomma. Infatti ho pensato, riflettuto su questa cosa, hanno detto: ecco, quella è una lettura che probabilmente arricchisce noi, interessa a noi, ci dice tante cose, ma forse invece, fra me ho pensato, se fossi stato io, se dovessi proporre qualcosa appunto in un liceo, consiglierei Lessico familiare e in seconda battuta Tutti i nostri ieri. Sinceramente sì. Un'altra parte della narrativa che mi sembra importante e interessante è quella della narrativa breve, perché appunto Natalia Ginzburg ha molto praticato questo genere in un modo, direi, davvero abbastanza suo, perché nelle cose che ha scritto non c'è un confine ben definito tra il racconto e il saggio, no? Siamo davvero a metà strada, cioè molti di questi testi sono un po' entrambe le cose, sono nati come articoli di giornali, e però sempre ci narrano, ci raccontano qualcosa. E in particolare, naturalmente, una raccolta molto importante è quella delle piccole virtù, che secondo Carlo Ginzburg, il figlio primogenito di Natalia Ginzburg, che è stato anche uno dei suoi principali interlocutori, come ha detto lei stessa, no? Una delle persone di cui si fidava, cui faceva leggere le sue cose insieme a Cesare Garboli e ad altri, era proprio il figlio Carlo. E appunto Carlo considerava Le piccole virtù il libro migliore di sua madre, perlomeno fino al 1962, fino a quel momento, poi dopo non lo so. E mi risulta che questo giudizio sia stato condiviso anche da Italo Calvino, che appunto in un carteggio editoriale prima della pubblicazione ha proprio detto questa cosa. Io l'ho ritrovata in una notizia, appunto nell'edizione curata da Scarpa, delle piccole virtù, edizione molto recente di ora, del 2015. E per l'appunto questa raccolta comprende molti racconti saggi, no? Che sono un po' a metà strada. Volendo portare materialmente qualcosa, ho scelto di mettere, diciamo proprio banalmente, nelle fotocopie un racconto saggio un po' lieve, che è Lui e io. Perché ce ne sono altri in questa raccolta molto belli, davvero un po' tristi. Allora ho cercato, insomma, questo basarmi un po' su qualcosa che non fosse troppo triste. E allora, se volete, ditemi voi, perché do a voi libertà, come diciamo, regolare i tempi, ci sono altre cose. Forse un pezzettino si può anche leggere, per alternare.
Anche questo è un racconto molto noto, non molto spesso proposto in antologie, però appunto rileggerò insieme a voi il primo pezzetto che avete in fotocopia, sempre tratto dalle edizioni delle opere. Io sono un po', come dire, all'antica, quando posto preferisco continuare a citare dall'edizione che ha curato Natalia Ginzburg stessa. E mi dispiace, qui non c'è... Ah no, aspetta, ce ne ho un'altra. Ce l'ho, guarda. Eccolo qua. Precisando subito, sì, scusate, no, però prima di cominciare a leggere, diciamo subito, lui è Gabriele Baldini, il secondo marito di Natalia Ginzburg. Lui ha sempre caldo, io ho sempre freddo. D'estate, quando è veramente caldo, non fa che lamentarsi del gran caldo che ha. Si sdegna se vede che mi infilo la sera un golf. Lui sa parlare bene alcune lingue, io non ne parlo bene nessuna. Lui riesce a parlare, in qualche suo modo, anche le lingue che non sa. Lui ha un grande senso dell'orientamento, io nessuno. Nelle città straniere, dopo un giorno, lui si muove leggero come una farfalla. Io mi sperdo nella mia propria città. Devo chiedere indicazioni per ritornare alla mia propria casa. Lui odia chiedere indicazioni. Quando andiamo per città sconosciute, in automobile, non vuole che chiediamo indicazioni e mi ordina di guardare la pianta topografica. Io non so guardare le piante topografiche, mi imbroglio su quei cerchiolini rossi e si arrabbia. Lui ama il teatro, la pittura e la musica, soprattutto la musica. Io non capisco niente di musica, mi importa molto poco della pittura e mi annoio a teatro. Amo e capisco una cosa sola al mondo, ed è la poesia. Lui ama i musei e io ci vado con sforzo, con uno spiacevole senso di dovere e fatica. Lui ama le biblioteche e io le odio. Lui ama i viaggi, le città straniere sconosciute, i ristoranti. Io resterei sempre a casa, non mi muoverei mai. Lo seguo tuttavia in molti viaggi, lo seguo nei musei, nelle chiese, all'opera. Lo seguo anche ai concerti e mi addormento. Siccome conosce dei direttori d'orchestra, dei cantanti, gli piace andare dopo lo spettacolo a congratularsi con loro. Lo seguo per i lunghi corridoi che portano ai camerini dei cantanti. Io ascolto parlare, scusate, lo ascolto parlare con persone vestite da cardinali e da re. Non è timido e io sono timida. Qualche volta però l'ho visto timido, coi poliziotti, quando si avvicinano alla nostra macchina armati di taccuino e matita. Con quelli diventa timido, sentendosi in torto. E anche non sentendosi in torto, credo che nutra rispetto per l'autorità costituita. Io l'autorità costituita la temo e lui no, lui ne ha rispetto, è diverso. Io se vedo un poliziotto avvicinarsi per darci la multa, penso subito che vorrà portarmi in prigione. Lui alla prigione non pensa, ma diventa per rispetto timido e gentile. Per questo, per il suo rispetto verso l'autorità costituita, ci siamo, al tempo del processo Montesi, litigati fino al delirio. A lui piacciono le tagliatelle, l'abbacchio, le ciliegie, il vino rosso. A me piace il minestrone, il pancotto, la frittata, gli erbaggi. Suole dirmi che non capisco niente nelle cose da mangiare e che sono come certi robusti frattacchioni che divorano zuppe di erbe nell'ombra dei loro conventi. E lui è un raffinato dal palato sensibile. Al ristorante si informa a lungo sui vini, se ne fa portare due o tre bottiglie. Le osserva e riflette, carezzandosi la barba pian piano. In Inghilterra vi sono certi ristoranti dove il cameriere usa questo piccolo cerimoniale, versare al cliente qualche dito di vino nel bicchiere, perché senta sia di suo gusto. Lui odiava questo piccolo cerimoniale e ogni volta impediva al cameriere di compierlo, togliendogli di mano la bottiglia. Io lo rimproveravo facendogli osservare che a ognuno deve essere consentito di assolvere alle proprie incombenze. Così, al cinematografo non vuol mai che la maschera lo accompagni al posto. Gli dà subito la mancia, ma fugge in posti sempre diversi da quelli che la maschera col lume gli viene indicando. Al cinematografo vuole stare vicinissimo allo schermo. Se andiamo con amici e questi cercano, come la maggior parte della gente, un posto lontano dallo schermo, lui si rifugia solo in una delle prime file. Io ci vedo bene, indifferentemente, da vicino e da lontano. Ma essendo con amici, resto assieme a loro per gentilezza e tuttavia soffro. Perché può essere che lui, nel suo posto a due palmi dallo schermo, siccome non mi sono seduta al suo fianco, sia offeso con me.
Tutte e due amiamo il cinematografo e siamo disposti a vedere in qualsiasi momento della giornata qualsiasi specie di film. Ma lui conosce la storia del cinematografo in ogni minimo particolare, ricorda registi e attori, anche i più antichi, da gran tempo dimenticati e scomparsi, ed è pronto a fare chilometri per andare a cercare nelle più lontane periferie vecchissimi film del tempo del muto, dove comparirà magari per pochi secondi un attore caro alle sue più remote memorie di infanzia. Ricordo a Londra, al pomeriggio di una domenica, davano in un lontano sobborgo sui limiti della campagna un film sulla Rivoluzione francese, un film del 30 che lui aveva visto da bambino e dove appariva per qualche attimo un'attrice famosa a quel tempo. Siamo andati in macchina alla ricerca di quella lontanissima strada. Pioveva, c'era nebbia, abbiamo vagato ore e ore per sobborghi tutti uguali, tra schiere grigie di piccole case, grondaie, lampioni e cancelli. Avevo sulle ginocchia la pianta topografica, non riuscivo a leggere, lui si arrabbiava. Infine abbiamo trovato il cinematografo. Ci siamo seduti in una sala del tutto deserta, ma dopo un quarto d'ora lui già voleva andare via, subito dopo la comparsa dell'attrice che gli stava a cuore, eccetera. Esatto, perché mi è piaciuto leggere questo incipit di quest'altro racconto. Appunto, naturalmente questa figura del marito ricorda, no? Quella paterna del burbero, in lessico familiare si ricorda come il padre indispettito al ristorante fosse disposto a pagare dei musicisti, non perché suonassero, ma perché se ne andassero e smettessero di studiare. Infastidirlo, questa scena, no? Del rifiuto, diciamo, del cameriere che vuol far assaggiare il vino, fa pandan con quella. Appunto, qui vediamo di nuovo, no, questa lingua estremamente semplice. È un testo che è stato usato anche per le famigerate prove in Valsi per le scuole medie. È un testo che si ritrova in tantissime antologie di italiano per stranieri. Ecco, la Ginsburg, che non è forse tanto amata nella scuola italiana, proprio a causa della sua semplicità, invece è spesso... diciamo, usate, è una brutta parola, ma insomma nella didattica dell'italiano come lingua seconda. E in effetti anch'io lo confesso, no? Insegnando agli stranieri o anche nel fare corsi di aggiornamento di insegnanti di italiano per stranieri, è un testo che propongo volentieri, sembra fatto apposta per studiare gli antonimi, non per dirne una. E appunto c'è di nuovo, qui ritroviamo un lessico che è quasi tutto vocabolario di base, cioè a volte dico, se uno volesse andare a cercare queste parole sui dizionari di De Mauro, troverebbe tantissime parole addirittura proprio fondamentali del nucleo di quelle più comuni e comunissime. E comunque sempre i primi strati, no, del vocabolario, quelli appunto del lessico più quotidiano, anche molto lessico concreto, no? Per dire, appunto in questo racconto si fa riferimento al periodo in cui questo Gabriele Baldini, figlio di Antonio Baldini, che era un importante anglista, traduttore, filologo, appunto, era stato mandato a dirigere l'Istituto Italiano di Cultura di Londra, no? E quindi a quel periodo che si riferisce l'episodio del cinematografo. E appunto, naturalmente, ci sono cose che per i ragazzi di oggi invece sono strane, no? La maschera si trova ancora a teatro, ma non certo più al cinema. In questo testo ritroviamo anche qualche altra piccola, no, peculiarità del lessico della Ginsburg. Ci avrete forse fatto caso, proprio a metà più o meno della seconda colonna, lei scrive ciliegie senza la I, no? Forma naturalmente ammessa dalla grammatica, anche da Seriani. E poi appunto, non lo so, parla di erbaggi, laddove noi oggi presumo diremo insalata, no? Nessuno direbbe mangio erbaggi, quindi ci sono alcune piccole cose che sono cambiate, però insomma la stragrande maggioranza del lessico invece, no, è costituita da parole, ah beh sì certo, e non abbreviato cinema, tuttora comunissime. Ripeto, ho voluto scegliere questo saggio che è lieve, appunto, che anche dal punto di vista della conoscenza, della biografia di questa autrice qualcosa aggiunge, no? Perché appunto mette in luce questa figura del secondo marito,
appunto Gabriele Baldini, di cui ho riportato qui una foto, perché come si dice poi nel seguito di questo stesso racconto, da giovane era molto bello, lui stesso assomigliava ad un celebre attore, e poi invece come racconta Masolino D'Amico in un libro che si intitola Persone speciali, questo Gabriele Baldini era cambiato dopo essere stato negli Alpini. Lì era diventato buon gustaio, amante della grappa, e quindi si era ingrossato, e appunto nelle foto che ci sono invece nella biografia curata da Maya Pflug lo si vede in una versione un po' più avvinazzata, non mi ricordo dove, insomma, meno bello, insomma. Vi dicevo, ho scelto questo testo anche perché lieve, appunto come in lessico familiare c'è la coppia padre e madre, che è quasi coppia teatrale, no? Che funziona molto bene anche, diciamo, come... Scusate, volevo far sparire questa roba. Così. Come antitesi tra i due, no? Per cui la Ginsburg ha un po' estremizzato le due figure in un senso o nell'altro, così in questo racconto c'è Gabriele Baldini e la Ginsburg stessa che vengono contrapposti, diciamo spingendo molto sul fronte dell'ironia e della parodia. Ci sono però, in particolare nelle Piccole virtù, ma più in generale nelle altre raccolte appunto di racconti, saggi, altri testi che si possono proporre ai ragazzi e che invece sono, diciamo, forse un pochino più impegnative. Ci sono alcuni testi che riguardano proprio la scrittura stessa della Ginsburg. Ad esempio Il mio mestiere, molto famoso, in cui appunto ripercorre la sua stessa vicenda, no? Dal fatto che lei fin da ragazzina, fin da sempre, pensava di voler diventare una scrittrice, non immaginava per sé altra sorte, e in cui parla anche del suo rapporto con la scrittura, del suo orrore per una scrittura, come dice poi nella nota del 1964, attaccaticcia e sentimentale, che l'ha portata invece a cercare in molti casi di scrivere più come un uomo, no? E non è un caso che la stessa dicitura che figura nelle opere curate dalla Ginsburg sia raccolte e ordinate dall'autore, no? Forse, e non dall'autrice. Oppure in Ritratto di scrittore, no? In cui di nuovo parla di sé, però lo fa parlando alla terza persona e al maschile. Quindi abbiamo una serie di racconti, saggi, note, il confine, come vi dicevo, non è ben chiaro tra un genere e l'altro, che possono essere interessanti per capire qualcosa della scrittura della Ginsburg stessa. Questo Ritratto di scrittore è più tardo, è del 70, ed è confluito nella raccolta dello stesso anno, Mai devi domandarmi. Ci sono altri racconti che non ho riportato, ma anche questi ben noti, facilmente reperibili non solo nelle edizioni a stampo, ma ormai anche nel mondo di internet, nella rete, sempre invece all'interno, ad esempio, delle Piccole virtù. È secondo me molto bello Inverno in Abruzzo, che è un pezzo già del 1944 e che però non ho scelto di portare oggi e ora, perché invece è più triste, insomma, perché racconta il periodo trascorso appunto a Pizzoli, no? Dove Natalia, che aveva già due bambini piccoli, Carlo e Andrea, aveva seguito il marito Leone al confino, infatti poi in Abruzzo era nata la sua terza figlia Alessandra nel 43, e lì lei è rimasta fino al 44, no? Quando poi è scappata, come racconta in un altro testo incluso nella raccolta Un'assenza da scarpa, addirittura è venuta via dal paese di nascosto su un camion di tedeschi facendo finta di essere una sfollata di Napoli. E questo racconto Inverno in Abruzzo di nuovo è molto bello, no? Quindi di nuovo una lettura che ci dà un'idea dello stile semplice della Ginsburg, ma che anche è una testimonianza, un pezzo di storia, in particolare ci parla della figura del marito.
e altri testi che non so dire, sono tanti appunto, sia nella raccolta Mai devi domandarmi, sia nelle piccole virtù, secondo me i racconti che si possono proporre ai ragazzi, e volendo invece cercare il vantaggio del testo breve, no? Che può agevolmente essere letto nella sua interezza. Vorrei invece, se mi permettete, dire qualcosina anche di un'altra parte molto ampia della produzione della Ginsburg, che è quella teatrale. Perché voi direte, esula, questo è un corso sul romanzo, però in realtà, appunto, siccome la narrativa della Ginsburg è contraddistinta da un forte peso dell'oralità, il confine, come si può vedere, non è poi così netto rispetto invece ai testi nati per il teatro. E tra l'altro è piuttosto divertente la storia del modo in cui la Ginsburg si è accostata a questo genere. La Ginsburg stessa racconta che era stata fatta un'inchiesta dal periodico, dalla rivista Sipario, nel 1965, in cui era stato chiesto ad una serie di intellettuali, da Bianciardi, Moravia, Pasolini, appunto alla Ginsburg stessa, di esprimere diciamo, le rispettive idee e posizioni rispetto al teatro. E appunto in questa inchiesta, a questa inchiesta la Ginsburg aveva risposto con la schiettezza che la contraddistingue, e appunto aveva detto che secondo lei in Italia, insomma, fino a quel momento si erano scritte, cito, poche commedie, e quelle poche, lei dice, lei sembrava, molto brutte. Quindi lei diceva di amare della tradizione teatrale italiana Goldoni, proprio uno degli autori, no, studiati e cari allo zio Cesare, detto Cesarone, il critico teatrale nominato in lessico familiare, però ovviamente la Ginsburg aveva precisato, ma Goldoni è scritto in Veneto, e anche quando non è scritto in Veneto, sempre la ricca e viva linfa dialettale circola come sangue sotto le sue parole. Invece aveva appunto candidamente ammesso di non amare affatto né Pirandello né D'Annunzio, di amare semmai De Filippo. De Filippo che però di nuovo è in dialetto. Quindi in sostanza la Ginsburg ha detto con chiarezza di non amare quel teatro contraddistinto da una lingua preziosa, aulica, diciamo pure letteraria, no? Ovviamente questo è all'estremo nel caso di D'Annunzio, però non le piaceva nemmeno Pirandello, che ha sì stilemi propri del parlato, però sempre in una lingua un po' avvocatesca, no? Con argomentazioni quasi filosofeggianti, e viceversa di amare il teatro dialettale in quanto linguisticamente verosimile è capace di riflettere il parlato. E perché mi soffermo su questo e mi pare interessante? Perché in questa stessa intervista del 65 per Sipario la Ginsburg ha detto anche che secondo lei bisognava rimboccarsi le maniche, perché per poter scrivere delle buone commedie bisognava ancor prima in Italia imparare a, cito, far dei romanzi che siano scritti nel linguaggio piano, usuale, funzionale, reale, che è quello nel quale abitualmente parliamo. Questa intervista è poi riportata nel volume che ho messo in bibliografia della Ginsburg, Tutto il teatro, curato da Domenico Scarpa nel 2005. Quindi la Ginsburg, no, in quella circostanza ha tirato esplicitamente fuori la solita questione della lingua. E poi l'esito di questa cosa è stata che a lei stessa è venuta voglia di cimentarsi, di mettersi a scrivere delle commedie, e quindi in particolare subito dopo l'intervista a Sipario si è messa nell'estate del 65 a scrivere Ti ho sposato per allegria. Appunto un testo che lei ha scritto durante l'estate mentre si trovava in villeggiatura, pensando ad Adriana Asti come protagonista, quindi nel ruolo principale di Giuliana.
E in questo testo la Ginsburg ha immaginato dei lunghi monologhi, no, per questa protagonista, Giuliana, e quindi aveva paura che la Asti non fosse capace di impararli a memoria. Invece poi la Asti l'aveva rassicurata che per lei i monologhi non erano un problema, che la commedia le piaceva, e quindi appunto Ti ho sposato per allegria è andato in scena con la regia di Luciano Salce nello stesso 1965, e poi è diventato, sempre con la regia di Luciano Salce, anche un film nel 1967. Devo dire, secondo me il film è molto brutto, ma vabbè, questo non lo dico se qualcuno venisse mai la curiosità di andarlo a vedere. Dopodiché la Ginsburg ha scritto tante altre commedie, e io in questa minima antologia che ho preparato per oggi ho inserito l'inizio della seconda commedia che la Ginsburg ha scritto, che è L'inserzione, anche questa scritta nel 1965 e rappresentata poi nel 68 niente meno che con la regia di Oliver a Londra, protagonista John Plowright, scusate la mia pessima pronuncia, e in Italia, scusate, non avevo girato, andata in scena invece nel 70 con la regia di Visconti e di nuovo interpretata da Adriana Asti. E quindi, se avete voglia, se c'è il tempo, possiamo leggere anche magari un pezzettino proprio piccolo piccolo dell'inserzione, ditemi voi. Sì, magari proprio minimo, anche meno. In questa commedia, come vedete, ho riportato l'inizio, il primo atto, ci sono 5 personaggi, noi ne vediamo in scena solo 2, no? Quindi c'è una Teresa che dice buongiorno e una Elena, buongiorno, avevo telefonato stamattina, vengo per l'inserzione sul Messaggero, mi chiamo Elena Tesei. Teresa, quale inserzione? Ho messo 3 inserzioni. Elena, sarebbe più bello leggerla più voce, insomma. La stanza. Teresa, ah, la stanza, ha bisogno di una stanza, ora gliela farò vedere la stanza. È a ponente, ci batte il sole tutto il pomeriggio, si vede San Pietro, s'accomodi un minuto, vuole una tazza di caffè? No, grazie. Ho un appartamento di 5 stanze, è troppo grande, ma non voglio lasciarlo perché non mi va di traslocare, traslocare è triste. Così cederei una stanza a una ragazza, una studentessa, che mi facesse qualche piccola faccenda di casa. Odio le faccende di casa. Lei? Elena. Io no, certe faccende di casa non mi dispiacciono e non ho soldi per pagarmi una stanza. Per questo ho risposto alla sua inserzione. Teresa. Come dicevo, ho messo 3 inserzioni, una per il buffet. Conosce nessuno che voglia comprare un buffet di palissandro intarsiato, vero, vero, vero 800, quello lì vede? Non ci tengo piatti, c'è dentro solo delle vecchie riviste. Non so cosa farmene d'un buffet, mangio sempre in cucina. Un'altra inserzione era per la mia villa di Rocca di Papa, vorrei venderla, una villa di 10 stanze con un giardino all'inglese, giardino, direi quasi un parco, io non ci vado mai. Le poche volte che ci sono stata sono morta di malinconia, non posso soffrire la campagna. A sentire l'odore del fieno, l'odore delle vacche, mi viene voglia di piangere. Forse perché da piccola vivevo in campagna. Ho cominciato a odiare la campagna da piccola. Ho avuto una brutta infanzia. Elena, qualcuno le ha risposto, Teresa, per queste inserzioni? Per il buffet mi ha telefonato una, l'ho trattata male, mi ha detto quanto chiede, ho detto 2 milioni trattabili. Trattabili vuol dire che sono disposta a trattare, no? Mi dice, è troppo, come troppo? Un buffet di palissandro, vero 800, e poi non l'ha neanche visto. Per la villa di Rocca di Papa non mi ha risposto ancora nessuno. Elena, per la stanza mi hanno risposto in 4 e va avanti così, no? Quindi l'ultima è questa Elena che si presenta per l'inserzione della stanza. Mi pare che anche solo da poche righe, insomma, si intuisca un pochino che naturalmente sono accentuati, no? I tratti che c'erano, nel senso che ci sono più, che ne so, periodi olofrastici o la sintassi è ancora più franta, no? Quindi ovviamente trattandosi di dialogo certe cose sono accentuate, però invece certe forme, appunto quelle che non piacevano alla Linder, c'erano già e ci sono anche in testi narrativi, così come si ritrovano appunto in queste commedie. Poi la Ginsburg è andata avanti, ne ha scritto altre,
E infatti nella bibliografia ho riportato l'edizione fatta dopo la morte della Ginsburg da Scarpa, perché è quella che le rimette insieme tutte, quelle che già la Ginsburg aveva anche pubblicato in volumi, più le ultime cose. E naturalmente le ripetizioni, no? Che già nei romanzi avevano un po' la funzione del tormentone, diciamo pure, hanno proprio un fine di un umorismo che a volte, come in questa inserzione, è un umorismo quasi nero nella produzione teatrale. A me è capitato appunto con gli studenti di leggere La parrucca, che è un monologo del 71, quello è anche un testo breve, per certi versi assomiglia proprio ad un racconto. Vorrei, se volete, se c'è ancora qualche minuto, se no insomma mi interrompo, se invece vogliamo lasciare più spazio per le domande, 5, ok, accennare al resto, no? Perché Natalia Ginsburg, oltre che autrice di romanzi, di racconti, saggi, persona che ha scritto, quindi ha collaborato anche con giornali, no? Scriveva abbastanza sistematicamente proprio per la stampa di Torino, oltre che persona che ha lavorato moltissimo per le Einaudi, no? Noi adesso qui abbiamo accennato solo al carteggio che la riguardava su Lessico familiare, però lei ha curato i libri degli altri, ne ha fatto prefazioni, li ha fatto pubblicare, è stata una persona che ha avuto anche un ruolo di rilievo come impegno, diciamo, civile ancor più che politico, e anche di questo parlano alcuni suoi articoli, racconti, saggi, come Un governo invisibile del 1972, come Due comunisti del 1980. Ci sono diversi articoli in cui appunto Natalia dice di se stessa che lei non capiva niente di politica, diversamente da Leone, di cui invece in Lessico familiare scrive proprio: Leone, la sua passione vera era la politica, altro celebre anacoluto. Pur non capendo niente di politica, appunto già nel dopoguerra era entrata nel Partito d'Azione seguendo Felice Balbo, ma in tempi molto più vicini a noi ha poi accettato di essere candidata alla Camera nelle liste del PCI ed è stata eletta sia nella nona legislatura, proprio nella circoscrizione qui di Torino, sia nella decima legislatura invece nella circoscrizione diciottesima a Perugia. E quindi dal 1983 sino alla morte nell'ottobre del 1991 Natalia è stata anche appunto a Montecitorio nel gruppo della sinistra indipendente e lì era nota con il nome di Natalia Levi Baldini, no? Negli atti parlamentari la ritroviamo invece col cognome di ragazza e con quella del secondo marito. Accenno a questa cosa perché ci riguarda e riguarda anche la questione linguistica, in quanto Natalia Ginsburg, diciamo che in aula è intervenuta, no scusate, torno un attimo indietro, molto poco. C'è un volume che è stato fatto alla Camera in seguito ad una giornata di commemorazione dedicata alla Ginsburg, un ricordo di Natalia Ginsburg, in cui sono stati raccolti gli interventi che erano stati detti durante questa giornata da Luciano Violante e altre figure politiche, ma in questo volume sono anche trascritti gli interventi alla Camera della stessa Natalia Ginsburg. Ora tutto ciò si trova magnificamente anche negli atti che sono in internet, nei vari siti della Camera direttamente, però sono anche in questo volume. E per l'appunto, diciamo, questi interventi sono stati pochi, in genere la Ginsburg era molto molto breve. Solo una volta ha fatto un discorso più lungo, il 7 aprile 1984. La verità era che le era stato chiesto, diciamo, di tenere duro e di occupare l'assemblea per tre quarti d'ora, come a volte succedeva, no? Per il suo gruppo. Però in pratica cosa è successo? Lei era intervenuta in un dibattito che riguardava la conversione in legge di un decreto su misure urgenti in materia di tariffe. Quindi lei sostanzialmente aveva chiesto un emendamento perché almeno il prezzo del pane rimanesse immutato.
Però poi, da questo discorso di tipo economico, si era allargata, l'aveva detto lei stessa allontanandosi da questo tema del decreto legge, per riflettere su tante cose, no? Quindi appunto aveva espresso il rimpianto per un certo tipo di cultura, di vita contadina, la sua avversione per le speculazioni economiche, industriali, edilizie, ma poi da lì appunto era passata a contestare proprio il linguaggio delle leggi e appunto, questo l'ho riportato nella diapositiva, aveva detto che secondo lei le leggi dovrebbero essere fatte dello stesso linguaggio che si adopera per parlare dell'acqua e del pane. Se l'era presa con l'oscurità, la tortuosità del linguaggio così frequente, non solo nei decreti legge, ma nei romanzi e nei giornali. E quindi se l'era proprio presa con questo linguaggio che aveva definito ricattatorio, intimidatorio, il linguaggio che tacitamente dice al prossimo: se non mi capisci è perché sei imbecille. E quindi aveva proprio, diciamo, espresso il suo desiderio, no? Secondo lei l'obbligo che avevano i giornalisti, i giornali, di essere chiari, e che a maggior ragione era un obbligo per i politici. E quindi, insomma, in sostanza aveva parlato di questa battaglia a favore di una lingua comprensibile. Ne aveva parlato in questo intervento in aula nell'84, ma naturalmente era una cosa ricorrente che le stava a cuore, che già in precedenza lei aveva tirato fuori. Ad esempio, c'è un Elzeviro, Parole nella nebbia, uscito sulla stampa del 1981, in cui analogamente la Ginsburg se la prendeva con l'oscurità dei giornali e della lingua del potere. E poi, particolarmente bello e che consiglio, c'è questo articolo, L'uso delle parole, originariamente uscito sull'Unità nel maggio del 1989 e poi confluito nella raccolta Non possiamo saperlo. Appunto è l'articolo in realtà che ho già menzionato prima, cioè un articolo in cui Natalia Ginsburg se la prende con quelle che considera le forme di ipocrisia linguistica. E quindi, da un lato, ad esempio, in ambito politico, è una di quelli che sono arrabbiate all'idea che il Partito Comunista volesse cambiare nome, ma in quello stesso articolo denuncia l'ipocrisia del fatto che si parli di collaboratrici familiari o domestiche per persone con le quali in realtà le padrone di casa con le quali non collaborano affatto, ed è un articolo, secondo me, interessante, appunto anche questo io lo leggo a volte insieme ai ragazzi, perché parla anche di alcune formule, no, imposte dal politicamente corretto, oggi ancora di più, ma già negli anni Ottanta, e quindi, ad esempio, se vogliamo, non ironizza, ma insomma se la prende con l'espressione di colore. Lei dice: ma perché non si può dire nero? Perché ci fanno dire di colore? È molto più ipocrita. Di colore, ma di quali colore? E a me è capitato appunto di fare un po' una ricerca su questa cosa, no? Di rendermi conto come con la sua irruenza e sensibilità, forse femminile, non di linguista ma di scrittrice, in realtà avesse colto nel segno, perché di colore è una formula che inizia a diffondersi sostanzialmente nel periodo fascista, e che poi certo viene portata in auge per similitudine rispetto a ciò che è accaduto nell'inglese dell'America, no? Ma che in realtà nasce con intenti assolutamente negativi. E attualmente mi capita, io lavoro all'università per stranieri, no? Mi è capitato proprio di chiedere a, adesso uno è un mio collega, ci divido lo studio, di colore camerunense, e lui per primo mi diceva che lui preferisce essere definito nero, no? Quindi su queste cose lei ha scritto nell'89 cose sulle quali ancora adesso mi pare si possa discutere. Ho poi riportato in quest'ultima diapositiva altre cose varie, no? Per dare un'idea delle tante cose che la Ginsburg ha fatto. C'è un piccolo libro che è Serena Cruzzo, La vera giustizia,
Che è un pamphlet, quindi è stato definito anche instant book, se vogliamo usare un anglismo. Comunque, insomma, un libro su una vicenda che di nuovo riguarda poi in particolare un po' il Piemonte. Non so se la ricordate, qualcuno la ricorda, no? Quella di Serena Cruz, la bambina che era stata tolta ai genitori, appunto i Giubergia, perché loro non avevano fatto le cose come si doveva, nel senso il papà l'aveva fatta passare per figlia sua naturale, ma naturalmente l'aveva fatto a fin di bene, invece i giudici l'avevano tolta. E in questo libro non solo c'è la Ginsburg battagliera, ma di nuovo, no, emerge anche il fatto che l'attenzione per le cose va di pari passo all'attenzione per le parole, no? E quello che le dà fastidio nelle parole sostanzialmente è quello che le dà fastidio nei comportamenti. E quindi in questo libro, Serena Cruz o la vera giustizia, appunto lei se la prende con i tiepidi, quelli che cercavano di giustificare l'operato dei giudici dei servizi sociali in nome appunto della legge o anche dei cavilli di legge, e appunto contesta questo linguaggio che veniva usato da loro, che lei definisce irreale, asettico, artificioso, il linguaggio della pseudoscienza. E fa proprio un esempio molto concreto, che è quello del linguaggio che si trova nei rapporti, no? Anche degli esperti chiamati, era stato chiamato Andreoli su questo caso, e quindi poi negli atti giuridici, e però poi è passato anche nella stampa, per cui ad esempio questi Giubergia erano stati accusati di mancare di oblatività, usando un termine che è molto più tecnico, della psichiatria, che però sostanzialmente vuol dire che non erano abbastanza generosamente maturi, no? Quindi capaci di fare le cose per gli altri. E quindi la Ginsburg se la prende proprio contro queste espressioni, no? Oppure non so, perché si deve parlare di benessere e non di bene del bambino, e cose di questo tipo. E poi ho messo un'ultima cosa, perché appunto non c'è tempo, però secondo me la Ginsburg è interessante per i ragazzi e per l'età dei ragazzi, delle superiori, anche per le traduzioni che ha fatto, no? E tra queste traduzioni ci sono, certo, quelle, ho riportato le principali in bibliografia, dei grandissimi classici, perché ha cominciato traducendo La strada di Swann, cioè la prima parte della Recherche prustiana, ha tradotto La signora Bovary, l'ultima cosa che poi è stata curata da Magrini, perché lei l'aveva tradotto ma non l'aveva più rivisto per bene fino in fondo, e quindi è uscito postumo, è Una vita di Maupassant. Ma anche tra le traduzioni che ha curato ci sono delle cose che corrispondono al suo impegno civile e politico, quindi l'ho messa nella bibliografia. C'è in particolare questo libro, Il racconto di Peu, bambina cambogiana, che è la traduzione di un libro, La storia delle memorie di una ragazzina scampata dalla Cambogia e che poi appunto era giunta in Francia, dove era stata adottata e con l'aiuto dei genitori adottivi aveva scritto questo libro, no? E quindi ecco, secondo me per i ragazzi può essere interessante anche quello. E quindi lì c'è un duplice discorso, no? Linguisticamente ritroviamo nella lingua delle traduzioni dei tratti, per cui la Ginsburg ha, diciamo, pure le sue piccole manie e le esplicita, cioè si è arrabbiata perché, non so, nella sua traduzione giovane era stato cambiato in giovine, quando lei voleva dire giovane, che infatti è molto più moderno ed è quello che continuiamo ad usare, però magari scrive invece lagrime con la G anziché lacrime, no? Diciamo queste piccole. Ma soprattutto mi sembrano interessanti, proprio per me sono stata l'occasione per conoscere dei libri, degli autori, delle storie che io non avrei conosciuto, cioè li ho trovati seguendo il filo della Ginsburg. E in particolare su questo libro di Molidas Minusiak, non so pronunciarlo perché insomma i genitori adottivi erano polacchi, che la Ginsburg ha voluto tradurre con un titolo diverso da quello che aveva in francese, appunto con il titolo di Racconto di Peu, bambina cambogiana, e lì ho avuto un contatto diretto con questa autrice, Molidas Minusiak, perché nel frattempo si è poi trasferita in Italia, perché
un all'epoca ragazzo ha letto la traduzione della Ginsburg, è voluto andare in Francia a conoscere questa Molida e l'ha poi sposata e portata in Italia. E questa Molida mi ha raccontato del grande scrupolo della Ginsburg, che per tradurre questo libro e farla bene era voluto andare due volte di persona a Parigi a parlare con questa ragazzina e con i suoi genitori adottivi proprio per tradurne bene il libro. E quindi ecco, per concludere, no, poi nella bibliografia ho messo anche su questo taglio una parte su quello che ha fatto proprio nell'editoria, nei libri più per la scuola e per i ragazzi, però se c'è una cosa che mi pare che possa accomunare tutto questo, quello da cui siamo partiti, la narrativa vera e propria, e gli altri generi che ha praticato, è proprio questo amore per la limpidezza linguistica come valore. E quindi valore anche da trasmettere, direi. Grazie. Grazie anche a nome loro per questa tua, insomma, ricchissima, interessantissima e vivacissima anche lezione su Natalia Ginsburg. Non so chi oggi ne sappia di più di te sulla Ginsburg, insomma, sai, non credo che soltanto Domenico Scarpa. Purtroppo temo che sì, abbiamo che abbiamo poco tempo o quasi. Sì, qualche minuto, insomma, se qualcuno vuole prendere la parola, io anch'io vorrei chiedere tante cose, ma preferirei che fossero loro se, perché, ad intervenire, se credono su quanto è stato detto, insomma, ci si stupisce oggi quando si parla, tanti che leggono in narrativa moderna, dicono, oh, guarda che mi sono messi a scrivere oggi questi periodi così brevi, non hanno ancora cominciato e mettono il punto, ma già, era già lo stile appunto della Ginsburg, non è una invenzione dei narratori oggi, insomma. Poi sarebbero tante cose da dire, ma non le diciamo più perché è tardi, forse devono. Come diceva all'inizio, come è stato accolta la Ginsburg, insomma, Calvino ha detto delle cose molto, molto profonde nelle sue recensioni, eccetera. Sì. Però quel maligno a volte di Montale non lo è stato tanto, perché quando era uscito Lessico familiare, lui alla lettera aveva proprio detto, te lo ricordi, me lo sono segnato anche perché il linguaggio di Lessico familiare sta addirittura al di sotto del livello medio del nostro standard di conversazione. Terribile. Terribile, sì, poi da un certo punto di vista la possiamo invece leggere proprio, no? Come sì. Sabatini è italiano sì, sì. Medio, infatti. Vabbè, se con standard intendiamo quello che si intende oggi, non di conversazione, ma standard e basta. Ecco. No, Montale era maligno. Lui lo intendeva nel senso peggiore, certo. Nella bibliografia sì, le ho messe queste cose, sì. Sia i due, un paio di recensioni di Calvino, sia quelle di Montale, perché diciamo storicamente certo sono molto importanti. C'è qualche intervento da parte vostra, richiesta di chiarimento? Chiudiamo a questo punto, so che molti di loro hanno il treno, quindi sì, devono, no, devono... No, no, ma non si capisce. Allora. Chiudiamo a questo punto, allora, ringraziando moltissimo Giada Matarucco per la sua appassionata e ricchissima lezione. Grazie davvero. Grazie.